Salve a tutti, io sono Gaia Efti, ho 25 anni, sono italiana e svizzera e attualmente lavoro al Palazzo delle Nazioni Unite a Ginevra. Per parlare un pochino della mia carriera e del mio percorso, includendo il mio legame con la Svizzera, io sono nata da mia madre italiana e mio padre svizzero e dai 3 anni fino ai 18 anni, quindi dall'asilo fino alla maturità, ho studiato alla Scuola Svizzera di Milano, dove ho ottenuto la maturità nel 2014 e diciamo dopo questi studi ho voluto proseguire la mia carriera universitaria nel mondo internazionale, volevo appunto utilizzare le lingue che avevo imparato durante il liceo e durante tutta la mia carriera scolastica e a mio avviso il modo migliore era, diciamo, intraprendere una carriera nelle relazioni internazionali. Quindi si sono trasferita in Olanda, all'AIA, dove ho studiato l'Università di Leiden e ho studiato studi internazionali e mi sono specializzata in America Latina, che è una regione che mi ha sempre appassionato e interessato. Di conseguenza, ho anche fatto uno scambio di 6 mesi in Cile e dopo quest'anno, diciamo dopo l'anno i 3 anni di università, ho deciso di prendermi un anno di pausa giusto per poter mettere in pratica gli insegnamenti, anche per iniziare ad avere un pochino più una carriera o iniziare ad avere delle esperienze lavorative nel campo, soprattutto dei diritti umani, che diciamo che è la carriera che mi interessava di più. E quindi ho vissuto a Norimberga per qualche mese e sono tornata di nuovo al Cile a fare degli altri stage, sempre nel campo dei diritti umani. Dopodiché, nel 2018 mi sono iscritta a un corso in diritti umani, un master in diritti umani al London School of Economics a Londra e ho conseguito il mio master nel 2019. E dopodiché, appunto, quello che avevo capito durante questi anni è che, diciamo, per poter davvero comprendere a pieno il mondo dei diritti umani c'è bisogno di fare delle esperienze sul campo. Quindi attraverso un programma appunto per giovani svizzeri sono stata presa per lavorare come volontaria delle Nazioni Unite all'ufficio dei diritti umani in Messico, delle Nazioni Unite, dove sono rimasta un anno e dopo quest'anno ho trovato lavoro a Ginevra, al Palazzo delle Nazioni Unite, per un'organizzazione che lavora per le Nazioni Unite e organizza training, diciamo, in diritti umani e anche su altre tematiche internazionali relazionate sempre alle Nazioni Unite, quindi in questo momento mi trovo qua. Per me, diciamo, essere donna è sempre stato un orgoglio e diciamo, un filo conduttore in tutto quello che faccio e nella mia carriera. Devo dire che io ho la fortuna di essere di una generazione che ha molto più rispetto per le donne e per la posizione delle donne nel mondo del lavoro e soprattutto anche la fortuna di lavorare in un settore dove il ruolo della donna è fondamentale, come soprattutto il rispetto per tutti i generi, quindi devo ammettere che fino adesso di ostacoli per essere donna non ne ho incontrati tantissimi. Detto ciò, comunque nel mio settore, nonostante non sia, diciamo, evidente magari alcune discriminazioni di genere, ci sono più dei problemi che sono meno evidenti, come per esempio il fatto che anche per esempio nella mia organizzazione, nonostante siamo sempre più in tutte le organizzazioni che ho lavorato, nonostante le colleghe e la maggior parte dello staff alla fine sia donna, le persone in posizioni di potere sono quasi sempre stati uomini, che non hanno mai dimostrato discriminazione nei miei confronti, però comunque rappresenta un problema strutturale che c'è in tutto il sistema. In più anche c'è da dire che per il tipo di lavoro che ho fatto io, soprattutto a livello di sicurezza e diritti umani nel campo, l'essere donna a volte è uno svantaggio semplicemente per questioni di sicurezza. Quindi il poter andare nel campo e interagire con alcuni interlocutori, soprattutto magari in paesi in via di sviluppo, dove comunque il ruolo della donna ancora non è conosciuto, è complicato.
Per esempio, mi sono capitate delle situazioni dove, nonostante fossi la responsabile della missione, l'interlocutore non volesse parlare con me, ma con i miei colleghi uomini, semplicemente perché in quel contesto l'uomo, diciamo, è più riconosciuto rispetto a una donna. E anche per semplici questioni di sicurezza, penso che non sia soltanto una questione del mio lavoro, ma per tutti i giorni per le donne. Bisogna sempre pensare molto di più rispetto agli uomini, ogni passo e immaginare tutti gli scenari in cui uno ci si potrebbe ritrovare, perché semplicemente per essere donna uno o una persona, diciamo, potrebbe avere più difficoltà a livello di sicurezza, potrebbe correre più pericoli. Quindi è sempre stato qualcosa che ho dovuto tenere in conto e che tengo sempre in conto. Però, detto ciò, io devo dire che io ho molta speranza in questa generazione, nelle generazioni future, soprattutto di donne. Penso che si stia aprendo un dialogo molto più grande rispetto al ruolo della donna. Penso che le donne si stiano accorgendo anche delle disuguaglianze più evidenti e anche meno evidenti, delle sottigliezze imposte da un sistema antico e patriarcale. E quindi io sono molto convinta che le donne di oggi saranno il futuro di domani e che sicuramente io voglio essere parte di questo cambiamento e che diciamo che tutti i giorni il lavoro che faccio spero di riuscire a poter migliorare la posizione della donna e anche comunque essere un esempio di positività in quel senso.